Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Legacy. Maria, come qua. Torno pure a metterci la faccia e a cercare di un po' di cose. Allora, la prima cosa che devo fare è un attimo togliere i vostri, se riesco, i commenti, perché se vedi i commenti poi mi distraggo, quindi cercherò proprio di non guardarli, perché poi dopo è difficile. Allora, c'ho da fare un po' di premesse innanzitutto, prima di cominciare a dire le cose che voglio di importanti. Allora, sarà veramente difficile, veramente, però preferisco farlo qua in diretta piuttosto che fare mille storie che mi accollo, perché tanto poi a scrivere è impossibile, perché comunque scrivi i papiri, a parlare in 15 secondi è impossibile di tutte le cose che vorrei dire, quindi a sto punto le dico direttamente qua e ci stiamo. Allora, prima cosa che voglio di importante è che c'è tanta tanta gente che mi dice: Secco, basta Instagram, fai le canzoni. Ma io non voglio fare nessun dissing. Le canzoni già le ho fatte, probabilmente queste cose me le dicono quelli che mi stanno seguendo adesso per via di questa vicenda, ma so che tutti quelli che mi seguono da tanto conoscono le canzoni in cui mi sono sfogato di tutto quello che è successo e tutto quello che poi ho raccontato in questi giorni. E quindi non c'è intenzione di fare altre canzoni, ho solo bisogno di parlare un po' qua per sfogarmi, e so anche che so in dovere di dover dire certe cose, visto che comunque ho lanciato la bomba. Io la bomba l'ho lanciata perché non ce la facevo più a tenermela dentro. È una cosa che veramente mi ha distrutto l'anima in tutti questi anni. E quindi adesso vorrei un attimino utilizzare le cose che ha scritto Gem per cercare di parlare un po' di tutto, veramente. Cioè, probabilmente Gem è l'ultima cosa di cui parlerò. Però c'ho qua le parole, me le metto con l'altro telefono che c'ho vicino, così almeno le commento davanti a voi. E veramente non voglio cambiare opinione a nessuno, tanto già so che chi segue entrambi comunque già lo sa come sono andate le cose. Mentre logicamente chi mi sta a conoscere solo adesso c'ha bisogno che io mi metta a fare questa cosa. E veramente sfrutto sti minuti che ho liberi per farlo, non è un problema. Allora vabbè, Gemma mi ha scritto: fallito bugiardo, non te crede nessuno tranne quei 100 ingenui che ti seguono che hanno 14 anni. Innanzitutto, già che comunque la butti sul numero dei follower, veramente, anziché la butta, perché non voglio neanche più parlare a lui, voglio parlare a voi. E soprattutto faccio l'ultima parentesi: parlo a voi e no a lui, perché tanto con lui già ci ho provato a parlare in tutti questi anni, ora ve lo racconto. Non, tanto la risposta è sempre questa, quella che mi dà, che comunque minimalizza su quello che io ho passato e la butta sul resto. Ma continuiamo a dirvelo. E niente, comunque già che si parte comunque buttandola sul fatto che comunque seguono solo 100 persone che so bambini, veramente, cioè comunque l'età media del rap italiano è quella, è inutile negarla, della maggior parte delle persone che probabilmente seguono entrambi. Io comunque sono pure seguito da una fascia più grande, ma non è quella la cosa importante. La cosa importante è proprio che questa non è la cosa importante di cui parlà. E dice: guarda caso sono uscito fuori con questa favola giusto il giorno che mi usciva il tape. Io veramente, cioè, sentir parlare di quello che io ho passato come una favola da Gem, che veramente è l'unica delle poche persone che l'hanno saputo dal giorno uno, è veramente la cosa che mi fa troppo più male, che mi costringe a fare questa roba qua. Io il giorno che usciva il tape io non sapevo un cazzo, e chi mi seguiva lo sa benissimo, perché l'ha visto come se è successa questa storia, che mi avete tartassato nel domande. Io volevo domande sul mio nuovo singolo, mi avete tartassato con domande sull'extreme e ho risposto alle domande sull'extreme. E quindi mi avete chiesto perché sei sciolto il gruppo, poi mi avete detto: ma che stai a fare tutta promo per disco di Gem, perché ci stai dentro? E là ho scoperto che usciva sto cazzo di tape, che comunque non è che sei più, non è che sta più al centro dell'universo, cioè veramente non c'ho neanche il tempo per seguire tutte queste cose, ma non so cose importanti. Allora, parliamo del suo famoso messaggio vocale, che probabilmente è l'unica cosa per cui 3.000 persone si sono collegate a vedere sta diretta, per sapere questo messaggio vocale. È vero che io il messaggio vocale gliel'ho mandato, ma non è vero che alludeva a un featuring, io ho solamente detto, e anzi, ma magari lo pubblica sto messaggio, io purtroppo non ce l'ho perché sull'altro telefono che c'avevo, sia questo in cui sto a vedere le altre cose, non c'ho più il cazzo di WhatsApp, se no ve l'avrei playato io sto messaggio. Comunque era un messaggio che, siccome tanta gente mi diceva: Secco, ma sarai sul nuovo album di Gem? E ho visto che pure avevamo taggato sulla foto sua in 10.000,
E poi vi spiego anche perché c'avevo il suo numero e perché comunque eravamo in contatto, ma il messaggio era semplicemente, gli ho detto, oh, ho visto quanta cazzo di gente sta di sta cosa, Madonna, cioè, comunque non smetteranno mai di rompere il cazzo per l'extreme. Io ti avevo detto che era così, lol. Spero stai bene, tutto qua. Non ho assolutamente chiesto nessun featuring perché veramente, cioè, io spero che almeno chi mi segue riesce a capire che, ma vi pare che chiederei un featuring a Gem? Cioè così, mi accontenterei di un featuring. Ma poi vi spiegherò tutte queste cose nei prossimi minuti, perché ci arriverò quando arriveremo a commentare cose che sono state scritte dopo. Comunque quello che mi interessa, raga, è che non chiederei veramente mai un featuring a Gem. Cioè al massimo, se volessi chiedere qualcosa, gli chiederei di riunire l'Extreme Team, no? Di accontentarmi del contentino del featuring, che tra l'altro appunto poi vi spiegherò come mi hanno provato a comprare col contentino del featuring, tra l'altro. Quindi il messaggio vocale, se lo metti, sono più contento, visto che comunque nel singolo di quell'album che dici che nessuno ti chiede come sta, che dice nessuno gli chiede come sta. Beh, io ti avevo chiesto come stavi, nonostante tutte le cattiverie che mi sono state fatte. E infatti, manco mi ha risposto, pensando ovviamente che io volevo il featuring. Magari lo fa sentire a tutti, così almeno ci liberiamo di sta cosa. Mi è venuta in mente un'altra parentesi, so che un sacco di gente dice queste robe dovrebbero rimanere private, ma perché cazzo ne stai a parlare qua? È tutto gossip, è tutto hype. Ma io purtroppo ho messo la mia vita nelle canzoni. E quindi poi dopo la gente vuole sapere il significato delle mie canzoni perché non le riesce a capire. Perché evidentemente non sono stato esplicito fino in fondo, proprio perché non stavo alla ricerca di hype o di gossip, ma solo di sfogo. E quindi ho messo l'arte come prima cosa davanti a tutto. E le canzoni poi dopo ve le metterò nelle stories per chi non le conosce. Chi le conosce già lo sa che sto a parlare, vi ripeto, queste cose le sto dicendo solamente per chi non mi conosce, per chi deve credere alle cose che dice Gem e poi dopo venire a curare la morte, che comunque c'è, cioè, quello che vi pare, ma cura la morte no, raga, veramente, cioè, è veramente brutta gente. Io veramente, anche quelli mia che vedo che scrivono, te vengo un cancro a te, cioè, anche che siete dalla parte mia, siete dei coglioni, raga, non si augurano le malattie, con le malattie non si scherza. Cioè, non so se capite quanto è grave, quanto io tutto quello che ho passato me lo porto ancora adesso ho tutti i dolori dove mi sono operato. Cioè, sono cose che io non riesco a dimenticare, non riesco a passare su e passaci su. Ma vabbè, non sai accettare che fai musica che non piace praticamente a nessuno. Io non so come fa qualcuno a credere a qualcuno che, cioè, invece di rispondere al fatto, porca puttana, che quando sono stato male mi hai lasciato là come un testa di cazzo nel nulla e poi hai pensato solamente ai cazzi tua, come già ho spiegato, tra l'altro. Cioè, e la vuoi mettere sul fatto che la mia musica non piace a nessuno? Veramente vuoi dire che la mia musica non piace a nessuno? Cioè, io impazzisco quando le risposte sono a sto livello infantile. Io spero solamente che ci sia qualcuno maturo abbastanza da riuscire a capire la situazione, cioè a capire che è normale che quando sei maturo come me c'hai a che fare con gente matura e che sarà sempre di meno della gente immatura, cattiva e superficiale che ti viene a scrivere magari muori seguendo uno che dice ah, te qua e là stai a rosicà perché non piace a nessuno, cioè magari ti non stai a rosicà perché c'hai meno numeri di me, no, non piace a nessuno perché non piace a nessuno, è una cattiveria gratuita senza senso, una falsità. Poi so io quello che inventa le favole, c'hai 35 anni e fai le foto mentre fai a piangere, innanzitutto non ce n'ho 35, ce n'ho 34, sempre con queste cattiverie come di sei un vecchio, frate ce n'hai 31, cioè non è che ce n'hai 14, capito? Io boh, mi viene da parlare a lui invece di parlare a voi, anche se avevo detto che volevo parlare a voi, però mi viene da rispondere a lui perché quando vedo queste cose, cioè, te la puoi buttare tipo tu sei vecchio, io sono giovane, porca miseria, cioè quante cattiverie e quante falsità. Cioè, fai finta di piangere, io piango per davvero, ho pianto tante volte, cioè, mi hanno visto anche piangere quando sono andato all'Arcade Boys, io sono ragazzo sensibile, come lo sei pure te, e non mi vergogno di piangere, non c'ho nessuna paura a piangere, anche perché tu lo sai che se ci vediamo dal vivo, lui lo sa che se ci vediamo dal vivo quello che piange è lui lo sa che solo su Instagram può fare il gradasso perché è seguito da 1 milione di bambini che cercano appunto un capro espiatorio con cui dire sì, tu sei il mio mito, e allora andiamo contro di lui per far vedere quanto ci ti vogliamo bene, lo sa benissimo che funziona così, lo sappiamo tutti quanti che funziona così su Instagram. Quindi spero che almeno le persone mature mi stiano ascoltando.
Porca miseria, e strumentalizzare la cosa brutta con la malattia per un guadagno personale. Se avessi voluto strumentalizzare la malattia l'avrei fatto in maniera molto più esplicita. Invece di sfogarmi di sempre il male peggiore e mi hanno abbandonato nel dolore. Cioè, sono anni che avrei potuto fare il panico con questa cosa. Non l'ho mai fatto perché mi faceva schifo. E se sono esploso è solamente perché ero stanco di tutta la gente che negli anni, a causa di quelle canzoni a cui tu mi hai risposto già così, in questo modo, cioè, mi ha già risposto così. Le risposte stanno ancora tutte su Facebook, la gente che arriva da quando c'è Instagram dal 2015-16, queste cose non le sa, ma io sto vivendo in un loop, queste cose sono già successe. Sei disgustoso, lo sanno tutti quelli che hanno avuto a che fare, sono pronti a difendermi, ma chi? Ma chi? Ma sai quanta gente mi ha mandato dei messaggi che non pubblico perché sono una persona che rispetta la privacy degli altri? Questa storia è rimasta in silenzio perché coinvolge talmente tante altre persone che io non ho mai voluto mettere in difficoltà. Ma veramente vogliamo parlare di queste cose? Mitomane e megalomane che vuole il controllo di tutto. Non è che io voglio il controllo, cioè, capisci come, capite come cambiano le cose? Cioè, uno perché non vuole essere schiavo di un manager, schiavo di un'etichetta discografica, diventa che vuole avere controllo su tutto. Cioè, è vero, io voglio essere indipendente, voglio avere controllo su tutta la mia musica. Non voglio che qualcuno decida il singolo, la data d'uscita, la copertina, i featuring. No, non lo voglio, voglio avere controllo su tutto. Sarò pure un serial killer mancato. Ok. Non fai bene a nessuno, chi ti conosce sanno tutti quanto sei subdolo. Io, mamma mia, quando leggo queste cose, la cattiveria che mi viene, è fortunata la gente, io sono così buono e così rispettoso, veramente che vengo dalla strada, ho imparato l'onore e il rispetto, veramente, cioè, e in tutti questi anni sono stato zitto e mi vergogno anche di essermi sfogato, di essere esploso così e di star a fare questa roba, mi vergogno di essere costretto a fare questa roba. Io glielo dissi a Gem quando successe tutta questa roba, tu puoi fare quello che ti pare, ma tanto comunque questa storia non verrà insabbiata, non pensare che verrà insabbiata come hai fatto con gli altri con cui rappavi prima di me, che nessuno sa più i loro nomi, che l'hai abbandonati per e pa con me. Non pensare che io sono cane secco, non verrò dimenticato come gli altri. Non ti scordare, Extreme è una cosa importante, non verrà dimenticata. Che cazzo stavo a dire qua? Chi mi conosce, porca miseria. Vabbè, e tanta roba non l'hanno mai messo te in cattiva luce. Non hanno mai messo me in cattiva luce, è una storia lunghissima che in questo momento non riesco a raccontare perché è strapiena di dettagli, ma comunque in quegli anni in cui praticamente abbiamo firmato per Zona 1 Booking, io e te, poi dopo Zona 1 Booking ha preso Madman mentre era firmato per Oniro, questo invece non lo diciamo, e quindi io sono rimasto da solo, fatto fuori da Arch, un anno firmato mentre avevo già litigato con Arch, che ha fatto di tutto per mettermi i bastoni tra le ruote, e sono dovuto tornare a lavorare con Oniro, che però mi prendeva per culo, che faceva finta di lavorare per me, ma nel frattempo spingeva a Madman, che lavorava con Arch perché era lui che era firmato con lui, lo so che è una cosa troppo complicata da spiegare e sono finito in questo gioco di potere e lui lo sa benissimo, no? Che porca miseria, ho scelto di non rinnovarlo in comune accordo con Arch. Io ho scelto di rinnovarlo per tutte le cose brutte che ha detto su tutte le persone a cui vogliamo bene, ma lasciamo perdere, va veramente, perché poi entra troppa roba, troppa gente. Non voglio andare a parlare di altre cose. Fanculi gossipari, sto qua a fare questa cosa solamente per chi mi vuole bene per davvero e c'ha bisogno che io dica queste robe. La musica si fa con la musica, la vendi con la musica, non con l'etichetta con cui firmi. Vabbè, queste sono le cazzate classiche qualunquiste. Per sbagare, cioè, stai sbagando veramente, cioè. Io lo so bene che hai avuto una vita non facile, lo so, infatti ti ho sempre voluto bene per quello, e se non ho mai detto cattiverie su di te in tutti questi anni è proprio perché so quanto hai sofferto. E nonostante quanto mi hai fatto soffrire a me, sono riuscito pure a perdonarti, a sbagare, pensa quanto sono stato stronzo. Tra l'altro, ecco, andiamo a dire la cosa importante, perché ho il numero di Gemme? Perché gli ho mandato quel vocale? Perché praticamente io in tutti quegli anni, poi lui ha cambiato numero, io non ci ho più avuto il numero suo, quando io ho fatto tutte quelle canzoni 2013, 14, 15, ci siamo sentiti una volta per telefono nel 2013, poi tanto la risposta era sempre queste cattiverie qua, perché dal vivo non ci avrebbe mai il coraggio di dirmele, solo per telefono o per messaggi. Tra l'altro anche io ho ancora quella telefonata tutta quanta registrata, se per questo, se proprio volevo mettersi a fare cose. E porca miseria quanto me perdo, porca miseria, maledetto me quando parlo di queste cose è così difficile, per me si aprono mille parentesi nel cervello e non riesco a dire tutto quello che penso. Comunque avevo il suo numero di telefono perché quando purtroppo Primo se n'è andato e Squarta ha deciso di fare quella serata, mi ha chiamato dicendomi se era un problema che veniva anche Gem e che non voleva casini. Io ovviamente gli ho detto: ma dammi il numero di Gem, ma te pare che faccio casini alla serata per Primo? Immaginate che sono così schifoso che non porto rispetto a una cosa del genere. Io metto da parte la mia malattia, la mia carriera, la mia vita, la mia sanità mentale, la mia dignità, tutto quanto per far sì che la serata per Primero sia la cosa più bella del mondo. Io,
Perché infatti Squarta aveva anche proposto delle cose da fare insieme, che io ho detto guarda, per me non ci sarebbero neanche problemi, e tu mi hai detto assolutamente no, di qua e di là, lui mi ha detto assolutamente no, di qua e di là, e va bene, giusto così, assolutamente no, è giusto che sia stato così, non c'è nessun problema, quindi dicevo il suo numero per quello. E poi ci siamo visti ovviamente alla serata di primo, questa è una cosa che nessuno sa, perché poi in quei giorni ci siamo sentiti e ovviamente io volevo passarci sopra, ma sapete quante volte ho passato a superare questa cosa, quante volte ho provato a superare questa cosa, a mettermi il passato alle spalle, Dio solo lo sa, Dio solo lo sa, mentre stavo all'ospedale a farmi le TAC, le risonanze magnetiche, i mezzi di contrasto, porca puttana, le mezz'ore là, quanto provavo, quanto ho dovuto pensare da solo, con quella cosa dentro l'orecchio che fa tu, chi l'ha passate le cose che ho passato io lo sa, chi l'ha passato lo sa, quanto è stato brutto, quanto è difficile in quei momenti, tutte le cose che puoi pensare, quanto sono arrivato addirittura anche a provare a perdonare Gem in questi anni per tutto quello che mi ha fatto, perché sono talmente stronzo e buono che sono fatto così. Ma ok, questo è, vedo faccine di gente che ride perché tanto lo so che è così che funziona. Infatti, tra poco chiudo perché ho abbassato un attimo lo sguardo, vedo gente che ride. Questo è essere un personaggio pubblico. La gente poi dice: ah, fanculo, sono tutti personaggi. Poi quando ci metti la vita vera, ridono. Questo è quello che succede. Questo è quello che in Italia si meritano solamente i personaggi, la massa. Sono fortunato ad averci così tanta gente vera che mi segue e vi tengo stretti. Però capite che se sta male a vedere che così tanta gente segue, così tanta gente finta. Ed è gente altrettanto finta che non ho mai voluto, mai vorrei. Non saprei che faccio. Infatti, col featuring con Gem, col ritorno dell'Extreme Team. Per arrivare a chi? Per arrivare a gente che tanto le cose che voglio dire non le capirebbe mai, non le capirebbe mai, perché tanto sono troppo profondo per loro, non le capirebbero mai. Sono fortunato di aver trovato così tanta gente che mi segue e mi vuole bene per quello che so. Un ragazzo in pigiama, col cappellino, tranquillità dentro casa, che racconta la sua vita come ha sempre fatto nelle canzoni. E Dio solo sa, come tutti i miei supporter sanno, quanto in quest'anni avrei potuto dire e fare tutt'altro nelle canzoni. Per fare hype, come adesso avrei potuto utilizzare tutta la cattiveria che ha utilizzato lui per fare hype, ma non me ne frega un cazzo dell'hype, per me potrebbe andare a fanculo tutto il mondo, io voglio solo star bene con me stesso. Bla bla bla, perché altro c'era scritto qua. Hai finalmente capito che neanche provando a fare la trap riuscirei a vendere un disco, sempre tornare sul fatto di vendere i dischi. Ti sei inventato, giusto per buttare giù me, ti sei inventato questo, ma tutte le canzoni che ho fatto in questi anni, sbagli. Tutte le canzoni, tutto quello che hai fatto per quelle canzoni, tutta la gente a cui è andato contro per quelle canzoni, le carriere che hai distrutto per quelle canzoni, ma veramente, non ne parlo io, voglio che le persone a cui hai distrutto la carriera, che stanno a guardare, parlate di qua, perché veramente, se no siete complici pure voi, e c'ha ragione. Ah, giustamente, poi arriviamo all'ultima cosa, hai fatto le magliette Extreme Team e non mi hai detto niente, che te dovevo dire? Lo so che tanto mi segui, mi stalkerizzi con i profili privati, cioè non è che c'era bisogno che te lo dicevo, se c'avevi qualcosa da dirmi aspettavo un confronto, che non c'è mai stato, ti sei sempre tenuto tutto, sei sempre tenuto tutto dentro, cioè mai avuto il coraggio di sfogarti con me, probabilmente non ce ne avevi neanche bisogno, stavi bene nelle tue robe, così adesso me lo rinfacci perché non sai che altro dire e ti attacchi a questo, dice tieniti quei quattro spicci, ma tieniteli tu quei quattro spicci, ma vaffanculo, io con quei soldi di quelle magliette Extreme comunque mi ci sono pagato le cure, che la gente non sa perché io nelle canzoni poi dico non mi chiedete le foto, non lo sa che la gente mi ha chiesto le foto mentre ero all'ospedale, non sa il disagio e la vergogna che ho provato in quei momenti e sono dovuto correre all'ospedale privati a pagare tutte cure private che sono costate un occhio della testa, per quello non faccio il fighetto con le stronzate, i Rolex, i vestiti hype e ste cazzate materialistiche, perché tutti i soldi che i miei supporter mi hanno dato in questi anni li ho utilizzati porco Dio per pagarmi le cure per cui poi la gente vi dice magari muori, i ragazzini che mi manni contro, veramente, cioè non c'ho altre parole, non c'ho altre parole. Io lo so che tutto quello che hai guadagnato è stato grazie alla tua passione, alla sua dedizione, non ho mai detto niente di cattivo contro la musica e Gem, sono stato il suo primo fan, il primo a credere, ce l'ho tirato in mezzo contro tutti, ho fatto le guerre contro tutta Roma per tirare in mezzo Gem, cioè. Lo sanno tutti a Roma come stanno le cose, solo i bambini non le sanno. E allora i bambini che facciamo? Gli lasciamo credere bugie? No, a sto punto spero che qualcuno dei bambini, visto che c'è così tanta gente in diretta, spero che ci sia pure qualcuno dei bambini che non mi seguiva e che almeno ascolti l'altra parte della verità, cioè l'unica parte della verità, perché le sue sono state solamente insulti e cattiverie. Cioè, che altro c'è da qua da dire? Bla bla bla.
Quando hai scritto Gali e Gem per fare due views, non accenni a tutto ciò. Io ho scritto Gali e Gem proprio nel periodo in cui, infatti, appunto, volevo passarci sopra tutto ciò, non volevo più fare sfogamme per quello che avevo passato, perché tanto avevo capito che chi doveva capirlo lo aveva capito, chi non voleva capirlo non lo avrebbe mai capito, fino a quando non l'avrei detto qua esplicitamente sui social con una storia a parole, perché con la musica la gente dice fai la musica, ma poi la musica la capisce uno su 100.000 e questo lo sappiamo tutti quanti. E quindi niente, ho fatto quella canzone solamente perché volevo raccontare che comunque ci ho sempre creduto in te, ho sempre creduto in Gem, ho sempre creduto in Gali, ho sempre creduto in Emis, ho sempre creduto in un sacco di gente della scena che poi è diventata big e magari ha smesso di credere in me, mentre prima erano tutti amici miei, tutti a chiedermi featuring, tutti così. Poi appena ci hanno avuto un modo per salire, non è stato grazie al talento, è stato grazie alle connessioni, è stato grazie a leccar culo a gente potente che te mette sotto, te sta fermo l'anni, decide tutto su di te, non diciamo cazzate, per piacere, non diciamo cazzate. Dice, 6 mesi fa questo enorme peso che ti porti dentro, non c'era, porco Dio se c'era questo peso, solo che per il bene di tutti ho sempre cercato di metterlo da parte, per il bene di tutti, di tutte le persone che ci conoscono, che adesso saranno costrette a decidere da che parte schierarsi, sia per quanto riguarda i followers, gli amici in comune, la gente della scena. Ho provato veramente in tutti i stagni a tenermi tutto per me. E evidentemente ho sbagliato, forse avrei fatto meglio a dire tutto da subito e affrontare pubblicamente tutto quanto. E vabbè, niente, non so che altro dire, poi so solo insulti di qua e di là, sei ossessionato da me come se fosse colpa mia, mi fai paura, fai bene averci paura di me, lo so che ti faccio paura, ti ho sempre fatto paura. Le cose che mi hai scritto le ho sempre sapute, me aspettavo solo la conferma, un po' come la gente che aspettava la conferma del fatto che io avevo avuto un tumore e l'aveva sempre saputo dai miei testi, ma non ci aveva mai avuto il coraggio di ammetterlo. Ecco, ci troviamo tutti nella stessa situazione. Infatti confermo che il mondo è una merda, io non c'ho nient'altro da dire, questo c'era da dire, mi fa solo schifo che ci sia gente al mondo che venga a curarmi la morte solamente perché il suo idolo gli ha detto che ho detto cazzate. Non c'ho nient'altro da dire, cioè, senza neanche andare a vedere chi sono, andare a ascoltare le mie canzoni, perché basterebbe ascoltare alcune delle mie canzoni per capire quello che ho fatto. E se veramente a una certa ho cercato di mettere tutto da parte, cioè, invece di ringraziarmi, mi dici, ah, hai dimenticato, eh. Non lo so, mi viene in mente questa voce così arrabbiata, isterica, stridula, che non mi va manco di rifà. Io vi lascio qua, non c'ho nient'altro da dire per il momento. Mi spiace per tutta questa situazione e l'ultima cosa che voglio dire è non augurate la morte a nessuno, né a me né a nessun altro, per piacere, non scherzate con le parole tipo tumore, cancro. L'avevo già detto ai Pop TV, se andate a guardare le mie interviste, vedete che io ho sempre detto le stesse cose, sono i farsi che cambiano sempre versione, che nelle interviste del 2010 dicono che hanno imparato tutto grazie a me, mo dicono che sono fallito, schifoso, incapace a rappare, che faccio schifo a tutti. Quelli, i falsi cambiano versione, io ho sempre detto la stessa cosa e fino a che morirò continuerò a ripetere la stessa cosa, perché è così che è, e nient'altro. Non fate la guerra, non voglio che nessuno faccia la guerra a Gemmo o a nessun altro, veramente, cioè, tutte le cattiverie che ho subito nell'ambiente, io lo so, sono state subite perché comunque questo è business, è rap business e è giusto che sia così, ma da Gemmo non me l'aspettavo perché con Gemmo non era business, io l'ho trattato come un fratello, tutte le persone lo sanno quello che ho fatto per lui, nella musica e no, e essere trattato come business da un fratello, come un rapper, come se insultano i rapper tra loro che se stanno sul cazzo, boh, perché hanno stile diverso, io sta cosa veramente non la potrò mai mandare giù. Detto ciò, ora sapete tutti perché l'Extreme è finito, perché non potrà mai più tornare, perché io sono rimasto isolato, perché non mi fido più delle persone. E ci sarebbero tantissime miliardi di altre cose da dire. Ho cercato di dire veramente solo la punta dell'iceberg, perché so che tanto già ho annoiato tutti quanti. Io niente, non lo so. Probabilmente poi ci aggiorneremo, se ci saranno altre cose da aggiungere. Le aggiungerò nei prossimi giorni perché sono stanco. Ormai le altre volte negli anni scorsi, ma una certa mi sono demoralizzato quando vedevo che la maggior parte della gente mi augurava la morte, mi diceva sei tu il fallito, il finto, il. E niente. Mi sono perso quello che stavo a dire. Comunque, stavolta non mi arrendo. Tutto qua. Adesso vado che mi sta a chiamare mi ragazzo. Bella, raga. One love a tutti quelli veri che seguono, a tutta la gente che veramente c'ha cuore e cervello. E a tutti gli altri spero che la vita non sia mai cattiva con voi e vi costringa a averci cuore e cervello perché vi farà male. Why self life?
We got London on the track.